eccoci, guardate discesa proprio veramente, è regale, vero figlioli, per presentarvi questa meravigliosa serata. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Siamo giunti così con una macchina banale, vero, un pandino, tanto perché per avere qualcosa per venire a piedi, ecco, per presentarvi questa meravigliosa serata di gala nella quale andiamo a presentare insomma, il parto di questo 24esimo Festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni, grande festival che si è tenuto quest'estate al Terme Tettuccio, e da questa meravigliosa manifestazione anche quest'anno un meraviglioso figlio. Ciao Mariangela Arcangeli! Ciao Ale, ce l'abbiamo fatta! Grande patrona! Finalmente ci hanno portato in buone mani qui al Grand Hotel Croce di Malta, che sarà una serata per la presentazione del CD Compilation Voci d'Oro 2021. Allora, qui ci sono alcuni dei protagonisti, non tutti, perché ci volevano 4-5 CD per tenerli. Sono due, ecco, sono due però, sono un parto gemellare, ecco, sì. E c'è il meglio del meglio in questo CD, evidentemente, certo. Oltretutto una finalità straordinaria, perché il ricavato delle vendite di questo doppio CD va... prodotto da tutti noi, quindi le vendite interamente vanno alla Dynamo Camp per i bambini malati di malattie croniche, che loro si occupano di dargli la vita, di dargli la felicità, esatto, a questi bambini, esatto, che non hanno. Straordinario, bellissimo. Insomma, amici, quindi, stiamo per partire, si entra. Vedeci, buonasera. Venite bambini. Venite bambini. Bambini. Buonasera, meraviglioso pubblico del Croce di Malta, buonasera, fatemi un bel applauso fragoroso, ecco, fatto bene. Grande, grandissimo evento che è la presentazione, la nascita di questo frutto, di questo CD doppio dal 24esimo Festival Voci d'Oro 50 anni e dintorni, per cui applauso immediato al nascituro. Abbiamo perso il conto delle volte che siamo caduti a terra, onore e sangue sulle punte per provare a sfiorare le stelle e isolarci dal mondo, dalla gente, da un amore malato che sai ha spento per sempre quella luce che c'era in noi. Ciao a tutti, sono Simona Galli, vengo da Prato e sono molto molto felice di dirvi che quest'anno farò parte della compilation Voci d'Oro. Compratela e ascoltatela, buona musica a tutti, ci ciao! Ci stringiamo tra la polvere del fardo in attesa di sentire la tua mano che ci afferri per i nastri ancora un ultimo plié, con le gambe che ci tremano e l'odore del parquet. That I can't breathe myself to swim when I am drowning in the silence, baby, let me go in. Buonasera a tutti, mi chiamo Monica Stasi e vengo da Livorno. Sono molto felice di far parte di questo CD, prima di tutto perché il ricavato andrà in beneficenza e quando c'è qualcosa di beneficenza io sono sempre in prima linea, e poi comunque così potrò farmi conoscere anche da un pubblico un po' più ampio. Grazie a tutti e vi auguro una splendida serata. Ciao a tutti, sono Laura Scaburri, vengo da Bergamo e sono veramente contenta di far parte di questo CD perché il ricavato andrà in beneficenza e penso che sia una cosa bellissima. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sei.
minuti dall'inizio di questa splendida serata di gala in cui viene presentato questo doppio CD, il frutto di questo straordinario 24esimo festival Voci d'Oro 50 anni dintorni, con la nostra organizzatrice principe da sempre, evidentemente la nostra Mariangela Arcangeli. È emozionata? Ormai da sempre, sì, sono 25 anni, il prossimo anno si farà il 25esimo, quindi... Le nozze d'argento! E il nostro CD non è mai mancato quando alla fine del festival, perché è un prodotto che deve seguire la musica. E quest'anno appunto abbiamo scelto la Dynamo Camp perché è una fondazione meravigliosa, segue i bambini, i ragazzi con le malattie croniche rare, e quindi devo dire sono molto fiera di donarlo a loro interamente. E guarda caso vicino a noi c'è proprio una rappresentante di Dynamo Camp, che è Sabrina Ventura. Salve Sabrina, ecco intanto il CD, bene. Allora, Dynamo Camp è una ONLUS la cui missione è sostenere il diritto alla felicità di bambini e ragazzi affetti da patologie gravi e croniche e delle loro famiglie, e lo fa attraverso il metodo della terapia ricreativa, che è sì la cura del sorriso, ma non soltanto, perché in realtà gli aiuta anche a ritrovare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. La sede italiana è nel Pistoiese, sopra Pistoia, sulla montagna? Sulla montagna Pistoiese, a Limestre, esatto, in provincia di Pistoia, una meravigliosa osi protetta del WWF, 900 ettari, un posto fantastico che se potete vi invito a visitare. Io e Mariangela ci siamo incontrati proprio... Direi è l'ideale per questi fanciulli davvero, e anche per le loro famiglie. Mariangela, come è venuto questo incontro? Questo incontro è già tanto che io li seguo anche da lontano, però li seguo. Infatti tanti anni fa organizzai un concerto con Gloria Gaynor proprio a San Marcello. Ma davvero? Sì, e lei... Con la mitica Gloria Gaynor? Gloria Gaynor, sì. E lei voglia proprio alloggiare lì a San Marcello perché il giorno dopo doveva visitare la Dynamo Camp. Che conosceva bene, perché il fondatore nasce tutto dove? In America. In America, e il fondatore è Paul Newman. Paul Newman? Sì. E allora ci sto bene io qui perché rappresento bene la figura di Paul Newman, decisamente, sono il sosia, evidente, davvero, quindi insomma nasce tutto da lì e poi sì, si dirama. Nasce nel lontano 2007 dall'idea del fondatore Zomanes, che è venuto a conoscenza dei camp fondati da Paul Newman negli Stati Uniti, ha voluto riprodurre in Italia lo stesso metodo e fortunatamente ha trovato questa zona bellissima nel Pistoiese. Paul Newman è stato in visita, è venuto ad approvare proprio la struttura del camp e insomma tutto molto bene. Noi siamo felici di esservi quindi vicini in questa occasione, giusto Mari? Sì, io voglio invitare tutti a visitarlo, perché sono stata e devo dire all'Open Day che viene fatto il primo weekend di ottobre, devo dire sono stata tutto il giorno con le lacrime, perché vedere questi bambini con la gioia e la felicità di vivere, di essere alla pari di chi non è malato, riempie di gioia. Quindi Maristar, Dynamo Camp insieme, andiamo a partire per questa splendida serata di gala. Tutto per Dynamo Camp, dobbiamo andare. Via. Sì. Allora, noi di ogni cantante, piccola, brevissima bio, ovviamente chi è il cantante, ma anche una segnalazione dove trovare il brano. Traccia e numero di CD. Noi vogliamo essere precisi. Vivi le tue paure, ma non pensare di cadere mai. Se credi ai suoi racconti, vuoi cancellarmi con le sue parole? Ascoltami un istante, guardami con i tuoi occhi, dimmi se sono davvero il tuo fiore del deserto. Ciao, sono Miriam Scura, ho 17 anni e vivo a Prato. E è importantissimo per me essere questo CD, non solo perché il ricavato andrà devoluto in beneficenza, ma anche perché collaborare con Maristar è sempre un qualcosa di unico che genera ricordi sempre positivi, e è veramente importante creare questo, soprattutto con la musica. Se già ti dico porta le tue cose da me, non dirmi troppo presto perché io ti prometto che staremo insieme senza cadere, e ogni mio
sono Miriam Cerino e vengo da Salerno. Ho 12 anni e sono presente in questo CD. Sono molto appunto felice ed emozionata di essere presente, perché il ricavato di questo CD andrà in beneficenza. Io amo aiutare le persone in qualsiasi modo possibile, quindi questa è davvero un'esperienza indimenticabile e unica. Posso farti mille promesse, ingoiarle come compresse e mandare giù queste parole senza neanche sentirle il sapore. Questo mondo da soli non è un granché, si ma neanche in due, però conti un po' meno buio anche quando il cielo è coperto. Ragazza, forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le fronde le speranze vanno giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Ciao a tutti, sono Ludovica Porfiri e vengo da Roma e sono molto felice di far parte di questa compilation Voci d'Oro e per me è un'emozione grandissima partecipare e niente, un bacio. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Ciao a tutti, sono Irene Ferlito, ho 12 anni e vengo da Stroncone in provincia di Terni. Per me è stata un'esperienza bellissima partecipare a questo concorso per la seconda volta e sono molto felice di partecipare a questo magnifico CD. Ciao a tutti! Arrivate da molto lontano, dietro la porta di casa mia, ho un amore che tengo a portata di mano, ho pensieri importanti. Buonasera a tutti, sono Luca Bocci di Livorno, questa è la mia sesta partecipazione al CD Compilation. Un appuntamento che si rinnova annualmente. Mi raccomando, un'ottima idea regalo per il prossimo Natale, anche perché tutto il ricavato come ogni anno sarà in beneficenza. Grazie a tutti. Questo vivere appesi coi denti per una faccia migliore, questo vivere fuori dai tempi aspettando per ore. Ci sono novità, ci sono notti che per al mondo cambierei, ci sono novità e tutto quello che ci porterà questo gran consumarsi di mani giocando carte migliori, questo leggere sempre le mani e cercarne i colori. Sono Maria Valentino, 19 anni e vengo da Caserta. Sono davvero contenta di essere qui stasera e di aver partecipato a questo bellissimo progetto e spero di passare una bellissima serata tutta immersa nella musica. Make it my wish list, but I'm not.
lo sai, non invecchi. Sabrina Paglia, vengo da Reggio Emilia e sono contentissima di far parte di questa bellissima iniziativa di solidarietà grazie a Mary Star e grazie a questa compilation. È bello attraverso la musica riuscire a regalare un'opportunità, un sorriso e anche, come dire, un sogno a questi bambini di questa associazione. Quindi grazie davvero di poter donare attraverso la cosa che ami più al mondo, la musica. Grazie, buon Natale a tutti. Col tempo imparerò a non odiare il mondo, col tempo capirò da cosa mi nascondo e mi riscoprirò. Culo, lo dico sempre io, che nella vita ci vuole culo, un po' di culo per stare a galle. Salve, sono Cesare Pensierini e anch'io sono orgoglioso di essere dentro a questa scatoletta rossa. Grazie a tutti. Da mattino fino a sera, estate, autunno, inverno e poi la primavera, ad aspettare che mi capiti la svolta, che la fortuna bussi un giorno alla mia porta. Ci vuole culo per riuscire a navigare, perché noi siamo una barchetta in mezzo al mare. Quello che conta è non affondare. Applauso per Mariangela per l'organizzazione e anche lei a tutto lo ci staff. Lavora tanto tempo. Voglio dire, mi sembra di essere a Berlino stasera, guarda. Giusto, quando più vicino a casa per febbraio. Cosa fate insieme? Speriamo bene, se faranno il Festival del Cinema, come ormai da 10 anni faccio la direzione artistica di questa straordinaria manifestazione. Bellissimo. A Berlino. Mary Star fa parte di questa associazione. Senti, ogni anno organizza. Sei d'accordo con noi che questo è stato un festival? Tu sei stato presente quasi tutte le sere in giuria. È stato un festival decisamente alto come livello. Assolutamente, tutti i partecipanti sono stati molto bravi, quindi vuol dire che c'è molto fermento in Italia. Vero. Soprattutto in questo periodo molto buio, soprattutto per il mondo dello spettacolo. Giusto. Però diciamo dal punto di vista di creazione musicale è stata molto molto proficua. È importante, è un supporto fisico. Ormai quando si parla di musica si parla di musica liquida, mentre questo è un oggetto fisico ben preciso, lo tieni là, puoi controllare chi canta, chi c'è, chi non c'è. Molto bene. E poi la cosa più importante, si fa beneficenza. Certo. È in questo periodo che sia importantissimo. Io sono Lafia Valentina, la direttrice di questo piccolo coro, Il Primo Raggio di Sole. Sono Emanuela e volevo ringraziare la Mary Star, il mio piccolo coro Raggio di Sole e la mia famiglia. Jasmine, piace tanto che la mia mamma sia un'insegnante e io ringrazio tutti che mi hanno fatto entrare nella macchina. Io sono
Maria Delia e ringrazio Valentina per tutte queste canzoni e queste opportunità che ci ha dato. Io sono Luisa e ringrazio la Valentina e la Maristar per tutto questo. Ma visse ce con tu pa je n'ai plus de vie et ma maman lì se trasforma in cadena con tutto un vaggio sui malade completamente malade con ma mezzo delle sue e che me l'esse se la becca. Buonasera, sono Daniela Di Sacco, vengo da Bientina, un paesino in provincia di Pisa. Sono molto felice e contenta di partecipare a questa serata perché è per un buon motivo e per aiutare tutti i ragazzi che ne hanno bisogno. Tu paone se già me su e sa da fer biento de son che tu tan fogno capire. Buonasera, sono Giuliani Veronica e vengo da Montecatini. Sono estremamente emozionata di far parte di questa compilation Voci d'Oro e vi suggerisco potrebbe essere un ottimo regalo per Natale. Grazie a tutti e buona serata. Siamo il duo Albagno Group, veniamo da Maserati, Padova. Siamo emozionatissimi, anche noi siamo presenti in questa bellissima compilation del festival. Quindi buon ascolto a tutti e buon Natale. Colore è la testa, il pittore di miei colori, fantastici colori. Di svegliarti, forse un uomo non sarò. Mi chiamo Alfonso Romeo, vengo dalla provincia di Caserta, Santa Maria Goveta. Ma anche quest'anno sono felice di far parte del CD Combination. E la musica insieme alla solidarietà è uno strumento efficace per poter aiutare i bambini e i ragazzi che soffrono di queste patologie gravi e croniche. Invito tutti ad acquistare questo splendido CD. Ringrazio la Maristar che mi dà questa opportunità. Un buon Natale a tutti. Sei più piccola che mai, in silenzio morderai le lenzuola. So che non perdonerai. Voglio vivere nel sogno, lasciare tutto fuori, credendo chi ha bisogno, regalandogli i colori, e affogando poi nel blu di chi sente solo il freddo, con il ghiaccio sulla schiena e quel brivido sul petto. Cerco un nuovo modo per dipingere quel cielo nero che sta su, per vivere di libertà, come il verde e il giallo che senti nel tuo cuore, come il tango e il ballo in bocca solo il fiore. Ciao!
Io sono Andrea Mandelli e sono veramente onorato di poter essere partecipe a questa bellissima serata. E sono sempre più convinto che fare del bene porta del bene, quindi grazie anche alla Dynamo sono veramente contento di poter essere partecipe a questo meraviglioso CD che poi appunto verrà divulgato su tutto il territorio nazionale e finalmente dare una mano a tutti coloro che insomma hanno bisogno. Poi non c'è sanne tram, la carrozza è sempre brun, la ballando le sa già, caccia in enna trasfoggiando. Niente avesse più carella, una rosa in dei carini, sai che mi ricuola a me. Sarà Albano, su chi è da divertì, nanni. Parlo io o parli tu? Parlo io? Ok, noi facciamo parte dell'Orchestra Popolare Agnene, siamo orgogliosi di partecipare a questa bellissima manifestazione fatta con amore, è piena di colori e di persone veramente capaci di continuare questa grande e splendida campagna a favore della musica, delle canzoni e di tutto ciò che fa parte di un entusiasmo e di un'intimità particolare. Altro non dobbiamo dire, ripeto, facciamo parte di un bel gruppo e siamo orgogliosi di stare qui. Grazie a voi tutti, buonasera. Ora la musica, appunto, come dicevamo, Happy Christmas. Abbiamo questo splendido brano di John Lennon, Yoko Ono, interpretato da tutti loro. Applauso, 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 applauso.